Perché ti sei vestito da carcerato? Mi sono vestito così per due motivi. Prima, per fare magari un saluto alla nostra dirigenza o ex dirigenza, che in questo momento si trova qua dentro con Cammino. In secondo, per rappresentare la nostra condizione mentale, diciamo, che abbiamo in questo momento. In quanto siamo più di due mesi e mezzo senza avere uno stipendio, l'ultimo che ho preso è quello di aprile. La nostra dirigenza ha fatto sparire il nostro TFR e tante altre cose, e quindi insomma adesso noi siamo senza un futuro, senza stipendi, è come essere in carcere, non fisicamente ma mentalmente. Ovviamente non ho fatto nulla, io sono libero, però alla fine, non potendo avere un futuro, non potendo avere le mensilità che mi spettano, gli stipendi, tutto quello che ho dato, per cui ho lavorato, come essere dentro. Quali sono le chiavi che ti possono permettere di uscire? Semplicemente un commissariamento dell'azienda, oppure un'azienda che ci rilevi e che ci rilevi tutti e che ci dia il lavoro che c'è, perché noi non siamo in crisi per questioni di mancanza di lavoro, ma semplicemente perché ci è stato rubato dalle mani il lavoro. Come vivi adesso? Con la speranza di poter arrivare a una fine di questa situazione. Ovviamente non si vive bene, si vive con l'angoscia, col pensiero fisso, senza potersi godere l'estate, la vita, tutto quello che poi insomma c'è attorno.